poesia che tutto può cambiare. Tu puoi guidare la tua vita e di conseguenza la tua professione dove è meglio vivere. 1994-95. Marcello Lippi si presenta alla Juve annunciando subito il proposito di ridurre la cosiddetta Baggio dipendenza. Il proposito gli è facilitato da una circostanza. A novembre il capitano si procura una lesione al già martoriato ginocchio destro. La squadra deve quindi imparare presto a fare a meno del suo contributo. Peraltro, quando Roberto è in campo, gli effetti si notano. Come sempre, segna con regolarità, con una media che nei casi peggiori è limitata a un gol ogni due gare. La squadra l'annata è favolosa. Non solo riporta a Torino uno scudetto assente da lunghi 9 anni, ma vi è anche la sensazione giustificata che si stia aprendo un nuovo ciclo. Paradossalmente, la società pensa di poter fare a meno del suo giocatore più rappresentativo. La festa per il tricolore, perciò, coincide con l'addio di Di Nicolino. Un'altra sfida lo attende. Vabbè, comunque siamo felicissimi. È Milano la nuova destinazione scelta dall'ex Pallone d'Oro. Non la sponda nero-azzurra, come pure sembrava in un primo tempo. È il Milan ad assicurarsi le sue prestazioni sborsando la cifra di 19 miliardi. La collezione di successi maturata nell'ambiente negli anni 90 è senz'altro la motivazione principale dell'approdo di Baggio alla Corte del Diavolo. L'ipotesi di arricchire il suo palmarès di nuovi allori è ben fondata, come si verificherà con ampia soddisfazione di entrambe le parti. Nel Milan 1995-96 di Capello, Roberto contribuisce alla conquista del 15° scudetto con una serie di prestazioni all'altezza della sua fama. 7 i suoi gol, molti i buoni voti in pagella. Con un gesto simbolico, Baggio non veste più il numero 10, quasi a rappresentare visivamente l'ambito del suo nuovo ruolo. Non è più lui l'unico elemento di fantasia. In una rosa ampia, qual è quella vestita dalla società rossonera, Roberto è uno dei tanti, il numero 18, con tutto ciò che questo comporta. Umiltà, lotta per il posto in squadra, propensione enorme al sacrificio, fine dei privilegi e, insieme, degli oneri destinati agli intoccabili. È come ripartire dall'inizio, con tutto ciò che di stimolante questo comporta.